Ah, ma questo è in diretta, cioè prendi anche il video di questo. Ti riprendo. Addirittura tutto è ripreso. Sei una delle più fotogeniche. Oh my god, sì, ma non ora. Quand il meurt ou s'endorme, c'est la chaleur de ta voix qui les apaise. Terzo e ultimo giorno di Internazionale a Ferrara, il festival di giornalismo organizzato dal settimanale Internazionale. In questi tre giorni si è parlato di rivoluzioni politiche e sociali, di politiche ambientali, del rapporto tra giornalismo e nuovi media con i grandi nomi del giornalismo mondiale. Ho l'onore di avere qui con me al tavolo Barbara Serra, la prima giornalista non di madrelingua inglese a comparire sugli schermi del Regno Unito e ora giornalista di Al Jazeera. Intanto vogliamo chiederti, per rompere il ghiaccio, fra i tanti eventi e conferenze che hai seguito, qual è quella che ti ha interessato di più o magari quella che avresti voluto seguire e non sei riuscita? Ah, quella che avrei voluto seguire sicuramente era Dara Bignardi che intervistava Médecins Sans Frontières, perché ovviamente col lavoro che faccio ad Al Jazeera parliamo molto con Médecins Sans Frontières, sono molto coraggiosi e loro lavorano ad esempio in zone dell'Africa dove non solo è molto rischioso ma anche emotivamente, insomma, è molto pesante vedere certe cose, perciò avrei voluto vedere quello. E poi devo dire, non perché c'ero io, ma quello che mi è interessato molto è intervistare Kumi Naidoo, che è quello che ho fatto qui nella piazza municipale di Ferrara. Lui è il direttore generale di Greenpeace, un uomo, lui è del Sudafrica, ha lottato contro l'apartheid già da quando aveva 15 anni, perciò proprio un attivista quasi nato. E quello che mi piace molto di lui, che è un direttore generale, però lui è andato su una piattaforma petrolifera nel mare della Groenlandia un paio di mesi fa, si è proprio fatto arrestare, perciò uno di quei direttori generali che non parla solo ma fa in azione, perciò l'ho trovato una persona che dava molta ispirazione. Infatti una delle domande era proprio questa intervista che è stata qui in piazza del municipio a Ferrara. Per quale motivo era importante essere presenti e sentire l'esperienza di un uomo che ha legato la sua vita all'attivismo politico e ne ha fatto una ragione di vita? Sai, quello che dice lui che è molto interessante, lui lega tutto, i problemi della povertà, i diritti umani e anche l'ambiente, perché quando lui ha lavorato per anni nel settore della povertà in Africa, dei diritti in Africa, non solo delle donne ma insomma di tutti, e perciò la domanda era, sai, andare da quello all'ambiente un po' forse una mossa strana, e lui invece ha detto no, tutto da legare tutto, perché con l'ambiente, col cambio di clima, con queste crisi che vediamo, uragani o diluvi oppure la siccità di nuovo che stiamo vedendo in Somalia, questo causa più povertà, causa movimenti di popolazione, causa immigrazioni, insomma tutti i problemi, perciò lui dice con l'ambiente leghi un po' tutto. C'erano ragazzini lì che lo guardavano estasiati, sono rimasti lì per un'ora e mezza, perciò è una persona molto, molto speciale. Invece un film che abbiamo visto ieri mattina era A Year Inside the New York Times, un anno all'interno della redazione del New York Times per raccontare la trasformazione del sistema dell'informazione. Molti quotidiani stanno chiudendo anche per bancarotta e è obbligo per me farti la domanda invece come sarebbe raccontare un anno all'interno della redazione di Al Jazeera. Quest'anno sarebbe stato particolarmente interessante. Sai, noi ci siamo trovati nel mezzo della primavera araba, che ora sta diventando un autunno arabo, ovviamente ancora la Libia non risolta, la Siria ancora, lo Yemen in Arabia Saudita, vediamo dei movimenti sociali. Perciò credo che questo anno ad Al Jazeera sicuramente è stato molto movimentato. Quello che mi piace più di Al Jazeera è che è una redazione molto mista, sai, proprio nelle nostre conferenze c'è di tutto, arabi ma non, sai, arabi vuol dire, come dire, europei, perciò tra un libanese e uno dell'Arabia Saudita c'è di mezzo il mondo, poi abbiamo africani, indiani, asiatici, americani, sudamericani, europei di tutti i tipi, perciò credo che un anno ad Al Jazeera è un po', sembra quasi essere la redazione delle Nazioni Unite, però è stato un anno interessante, stancante, ancora non è finito. E da molta confusione, perché nessuno sa veramente come andrà a finire questa famosa primavera araba, però sicuramente non noioso.
volevo approfittare della tua esperienza britannica appunto per chiederti delle differenze fra il giornalismo italiano e quello anglosassone. Da un punto di vista specifico però, cioè del ruolo della cronaca nera, che in Italia ha un ruolo predominante, anche a causa dell'impoverimento della dimensione politica, si creano casi di omicidi irrisolti che durano anni, le carte processuali spesso si trasformano in puntate di fiction vere e proprie. Succede lo stesso anche da voi? La più grande differenza è proprio una questione legale, perciò in Inghilterra appena c'è un arresto, c'è un omicidio, appena qualcuno viene arrestato con sospetto di omicidio, i giornalisti non possono più dire niente, perché ricordati che in Inghilterra i tribunali sono composti da una giuria, perciò la legge è che nessun giornalista può pregiudicare la giuria, perciò l'idea è che qualsiasi persona in questa giuria non può poi andare a vedersi il TG e sapere cose della persona che sta, insomma, che in tribunale, che non ha però imparato dal tribunale. Perciò una volta che una persona è arrestata, noi non possiamo dire niente come giornalisti. Quando inizia il processo puoi solo dire quello che è stato detto in aula quel giorno nel processo. Perciò questo cambia molto, sa? Poi una volta che c'è un verdetto esce fuori tutto, però a quel punto è già diverso, non si, sai, quello che stiamo vedendo ora con il caso di Amanda Knox, vabbè che lì è un po' diverso perché ora c'è l'appello, comunque come è cresciuta quella storia non sarebbe potuto succedere in Inghilterra perché non puoi rivelare i dettagli ed è preso molto seriamente. Se tu come giornalista per sbaglio scrivi o dici qualcosa in diretta che può pregiudicare il processo, è la fine della tua carriera. C'è una cosa che come giovani giornalisti studiamo molto attentamente. Quella è la differenza più grande, credo. Noi non abbiamo la libertà di dire certe cose, non abbiamo telecamere in aula, perciò è tutto un po' più restrittivo. Nel secolo del conflitto di civiltà hai scelto di lavorare per una TV araba, è stata una scelta ovviamente coraggiosa, un canale messo all'indice anche dall'allora sottosegretario Rumsfeld, se non sbaglio. E nell'informare le persone le parole sono importanti. Puoi spiegarci quanto è importante la differenza tra definire le truppe israeliane esercito piuttosto che forza di difesa? Okay. Hai menzionato Rumsfeld, ti dico uno scoop, che proprio questa settimana Donald Rumsfeld ha dato un'intervista a David Frost, ha dato un'intervista ad Al Jazeera dicendo che gli piaceva come lavoriamo, perciò vedi quante cose cambiano in un paio di anni. Allora, il titolo, per noi le parole, sai, sono molto importanti, perciò noi chiamiamo l'esercito israeliano un esercito perché quello è, gli israeliani si chiamano Defense, forza di difesa, che ovviamente dà un altro, insomma, da un'altra impressione di quella che ovviamente gli israeliani hanno di se stessi e vogliono, sai, per noi un esercito è un esercito, ogni esercito è una forza di difesa, chiamarlo forza di difesa fa pensare che sia sempre sotto attacco, cosa che Israele spesso è stato negli anni, però noi crediamo che la parola esercito sia semplicemente una parola più neutrale da usare. E come quella ti dico altri esempi che fanno, sono sempre più gettonati. Noi cerchiamo di non usare il termine terrorista, ricordandoci che Nelson Mandela al suo tempo era stato pure definito un terrorista, però noi non, sai, non vuol dire se qualcuno è un suicide bomber, non so come dirlo, insomma uno che si fa esplodere, kamikaze, non usiamo la parola kamikaze che in inglese, però diciamo suicide bomber, cioè noi diciamo quello che sta succedendo e il perché, perciò non è che perché non li chiamiamo terroristi li scusiamo, anzi l'opposto, ricordiamoci che il terrorismo detto islamico uccide molta più gente nel mondo arabo, sai, questa esplosione che vedi in continuazione in Iraq, in Afghanistan, però noi cerchiamo di usare termini neutri. Ieri pomeriggio invece abbiamo assistito a una conferenza di Morozov sull'illusione del web, ovvero internet è vero, aperto ed è stato uno strumento di libertà per le popolazioni, ma non bisogna sottovalutare anche l'aspetto del controllo. Lui sostiene che sta diventando infatti sempre di più uno strumento di controllo perché le identità personali sono la nuova valuta, diciamo, di internet, bisogna raccogliere sempre più informazioni sulle persone e quindi non bisogna esaltarsi troppo per il ruolo che ha avuto nelle primavere arabe, ma stare anche attenti a questi limiti che ha anche l'attivismo online e i blogger di oggi. Qual è la tua opinione a riguardo? Beh, sai,
dal punto di vista di Al Jazeera noi avevamo, ora molto meno, e anzi stiamo entrando sempre di più in America, ma all'inizio c'era molta resistenza ovviamente per la percezione che Al Jazeera era dalla parte di Al-Qaeda eccetera. Siccome noi abbiamo un canale su YouTube, questo canale ti fa milioni di hits, e quello era la maniera migliore non solo per mandare il nostro messaggio in America, ma anche per capire che c'era veramente una richiesta. Io credo che sul web continuano a regnare i nomi, perciò magari tanta gente si fida del nome Al Jazeera o BBC o CNN o Rai che sia, e allora va a trovarlo sul web. Perciò noi abbiamo tantissima gente che magari non guarda la televisione come la guardavamo prima, sai, alle 8 tutti seduti per il TG, però va a trovare Al Jazeera sul web, su YouTube, sul nostro sito. Perciò continuano anche i grandi nomi, le grandi ditte di giornalismo hanno una presenza sul web. Sono d'accordo con te, è molto difficile, sai, con i blogger, mi ricordo soprattutto in Iran, quando era quasi impossibile, ti ricordi? In effetti forse la prima rivoluzione nella penisola araba e dell'Iran, dove è impossibile tirare fuori informazioni, ti arrestano i giornalisti, cioè non... E allora usavamo molto Twitter. Io, come prima di fare interviste con magari un politico iraniano, andavo su Twitter e leggevo tutti i blog. Lo devi prendere capendo che non sai mai veramente di chi stai, con chi stai parlando, però sai, se hai 1000 conti su Twitter che più o meno ti raccontano la stessa versione, anche devi sempre dire noi questa informazione l'abbiamo avuta dall'internet, però insomma non è che ci crediamo, ma pensiamo che ci sia qualcosa dietro. Perciò per me ha cambiato la faccia di come facciamo, faremo, il fatto che questo sta andando su internet e poi rimane su internet, no? Perciò lo puoi anche è più duraturo. Ha cambiato la faccia completamente, e chiunque non si adegua, e tutti i giovani giornalisti o gente che pensa, ragazzi che pensano di entrare nel giornalismo, devono pensare al web. Il blog non è una cosina che fai dopo, il blog è tutto. Hai avuto l'onore di conoscere di persona il presidente del Consiglio Berlusconi? No, l'ho intervistato per la BBC, però era per telefono ed era nel 2000. Solo per telefono. Beh, questo cambia molto, perché infatti pensavo l'avessi conosciuto di persona e volevo chiederti se era stato educato il ragazzo, ogni tanto è un po' esuberante. Al telefono è stato un signore. Ho letto che ascolti gli Anthrax, i Sepultura, i Metallica, la musica metal in generale, confermi questa notizia? Più in gioventù che ora, però anche ora a volte, sì. C'è un album che vorresti consigliare o comunque che ascolti per ricaricare le batterie quando sei stanco? Qualsiasi, sai, ora, perché anche a 35 anni inizi un po' a sentirti vecchia, no? E ti rendi conto che la musica che ascoltavi tu da ragazzo ora sta diventando tipo golden oldie, no? Io direi Appetite for Destruction dei Guns N' Roses, e che poi era anche abbastanza mainstream negli anni 80, fine degli anni 80, però una delle mie band rock favorite è Aerosmith. La mia canzone favorita l'hanno scritta prima che io nascessi. E qual è? Dream On. Il libro invece che hai sul comodino, che stai leggendo in questo momento? Uno che si chiama, fa un po' ridere, di una giornalista inglese, How to Be a Woman, di Kathleen Moran. Lei è una giornalista che fa molto ridere, molto divertente. Ed è, lei dice, la nuova guida al femminismo per il nostro tempo, e fa molto ridere, però fa delle osservazioni molto interessanti. Io sono molto interessata alla situazione della donna in tutti i paesi, che ogni paese, magari in Italia abbiamo problemi, sicuramente non sono i problemi che vediamo in Arabia Saudita, però è sempre interessante vedere come cambia, e anche come cambia molto velocemente la posizione, a volte i problemi della donna. Però il bello di questo libro è che fa anche ridere, perché non è uno di quei mattoni che proprio pesanti che ti deprimono. Lei ti fa ridere, però ti fa anche pensare. Kathleen Moran, How to Be a Woman, come essere una donna. Barbara Serra, giornalista di Al Jazeera, sei stata gentilissima a concederci questo tempo per Sherwood.it. Grazie mille. In bocca al lupo, buon lavoro. Crepi.